Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Flood Rush. Arriviamo a 1000 like, condividete video e iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Flood Rush qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E continuiamo con questa beta della Supercell molto interessante. Allora andiamoci a prendere i reward che avevo messo a fare sull'isola. Quindi claim, vai. Abbiamo la cassettina. 8 shot potenziabile, monetine per potenziare giustamente. E andiamo ad esplorare quello dopo. 4 ore, giustamente, si potrebbe fare con le gemme, ma a noi non interessa. Come al solito cercheremo di andare sempre il meno shop possibile per vedere anche come lo gestireste voi. Allora, proseguiamo. Upgrade assolutamente sull'Octopus, molto interesting. Potenziamolo, abbiamo i soldi per farlo, quindi facciamolo. 8 shot livello 2. E questo è buono. Abbiamo potenziato anche il danno. Vai, saliamo anche piano piano di livello, molto bene. Direi di andare avanti con le battaglie e giustamente provare il personaggio nuovo che è Nook, uno degli altri Seeker. Ok, Hammer Smash, quindi prende gli avversari in uno smash, in un colpo con la sua Taika Hammer, quindi con la sua mazza. Ma andiamo immediatamente a provarlo. Battaglia, andiamo a combattere contro qualcuno. Vediamo se ci capita qualche altro avversario vero, finalmente importante, per andare a divertirci un pochino. Questo gioco è un po' particolare. Mi scuso ma sto giocando da iPad, quindi sto un po' scomodo da un punto di vista, però. Allora partiamo con immediatamente quelli che sparano. Io adoro questi che sparano, abbiamo capito. Sono i miei. Allora apriamoci subito la cassettina. Ok, quindi abbiamo diversi minion ma non abbiamo ancora nessun tank. Giustamente nell'acqua siamo rallentati. Ci sono 8 player, quindi probabilmente ci sono anche persone vere, speriamo. Almeno ce la giochiamo con qualcuno di divertente. Oh, non ho evocato unità, mi stavo facendo menà. Ma io sono pirla. Sono un pirla, ragazzi, sono un pirlotto. Ok, mettiamoci pure qualche unità fisica. Stavo giocando in pratica con solo il personaggio principale. Ok, bombetta. Abbiamo sbloccato un'altra unità importante, che è quella che abbiamo potenziato prima. Ok, quelli intanto vanno a combattere. Qui c'è dell'altra energy che può esserci comoda. E si è attivata la possibilità di utilizzare la nostra abilità Hammer Smash. Ok, è molto lento come personaggio questo Seeker, devo dire. Sarà perché è un guerriero, sarà per una sola impressione perché è grosso. Vai così. Bam. Ammazza, questo c'aveva subito un nemico grande. Ok, gli sto eliminando subito l'unità, sembrerebbe. Guardate come scappa pesantemente. Noi lo stiamo inseguendo. Grave, grave. Ciao, ne hai presa la sua unità. E penso che questo ragazzo, poverino, farà una brutta fine. Aveva un'ottima unità, però non l'ho visto combattere molto, eh. Ok, mettiamo gli 8. Vediamo un po' se da qua ci esce il tank. No, assolutamente. Però possiamo fare upgrade, quindi adesso è più potente la nostra unità piccolina spadaccina, i fish. Ok, siamo 36. Ripeto, ricorda molto comunque Squadbuster come logica, però con uno stile diverso. Sembra quasi un misto tra uno Squadbuster e un Warcraft Archlight. Non so se l'avete mai visto. Lo stile grafico è molto interessante. Ok, vai, una bella batosta. Bam. Ok. Allora, stiamo eliminando unità grandi. Abbiamo anche diversi dindi. Olè, una bella bombetta su di lui. Sembra che stiamo ribaltando la situazione. L'avversario se ne va. Va a prendere la cassa giustamente per avere qualche piccolo vantaggio in più se riesce. Guarda che mi ha intrappolato tutti. Ma questi non li puoi intrappolare. Quelli l'hai bloccati con la rete, ma questi non li blocchi. Allora, vai bombetta. Ci arrivo a prenderlo? No, assolutamente. Sta scappando. Dai che lo eliminiamo. Oh, guarda come corre, oh. Se dà. Benissimo. Secondo avversario sconfitto. Diamose. Niente. Volevo darmi e invece sono arrivati gli altri nemici con dei bombardatori giganteschi. Vediamo un po' se li prendo. Bam. Mazzettata di quelle importanti. Me la sto giocando molto bene, stranamente. Molto stranamente. Che di solito non sono così bravo. Poi io non ce l'ho quell'unità, invece loro stanno già avanti da quel punto di vista. Quindi me la sto giocando più sulle quantità che sulla qualità delle unità. Allora io vorrei eliminare lui, perché il nostro interesse è quello principalmente.
Guardate quanti tank, eh no. Qua siamo messi male, ragazzi. Mi sa che non ce la faccio. Ok, sto sperando che mi dà uccisioni fatte, ma penso che... Lui sta evocando, perché piano piano mi sta uccidendo le unità, mi sembra, Non vorrei dire. Ok. Allora, non so se quanto gli manca a sti tank per morire. Sono morto io. La mia prima sconfitta, ragazzi. Secondo. Ok. Cairo mi ha smontato. Quindi, posso perdere. Fantastico. Ok, prima battaglia andata. Ci dà dell'energy, giustamente, che vanno a sbloccarci la prossima zona. Continuiamo con Nuke. È partita, finalmente, stavo aspettando. Ok, partiamo con il tank. Vediamo un po' che succede. Allora, andiamo a prenderci subito questa energy. Già mi stanno a menà, maledetti. Ok. Niente male. Prendiamoci subito i potenziamenti. Qua le monetine, robe varie. Siamo a livello 8, ma non è che siamo messi bene, Proprio inizio, quindi... Allora, ecco, combattere immediatamente contro un'unità del genere mi pare un po' sbagliato. Mi prendo questa cosina qua. Prendo la cassettina. Ok, abbiamo quelli che sparano, buoni. I pistol fish. Ok, non so che è successo, è stato eliminato, mi sa già qualcuno. Cominciamo bene. Allora, prendiamoci quello, prendiamoci il potenziamento per il nostro tank. Ok. Io metterei un altro tank per sicurezza. Sembra una cavolata, ma... secondo me è la mossa migliore. Vediamo un po'. Non ho tanti soldini, però sto prendendo altre casse, sperando di trovare roba divertente. A parte che abbiamo due adesso bombe, quindi già mi piace. Tre bombe. Cosa? Tre per, ragazzi. Possiamo fare una bella battaglia. Allora, qua dentro ci sta qualcosa. Monetine. Ok. Andiamo a eliminare un po' di unità. Ok, metto altri pistoleri, che secondo me sono la mossa giusta. Vai così. Monetine per noi. Qua ci sta dell'erba, che c'è qualcosa dentro. Presa. Allora, altri pistoleri. E poi mettiamo pure qualche unità di quelle un po' più fisiche. Vediamo un po' se ci riusciamo a gestirle. Ok, potenziamento per i nostri pistoleri. Vai così. Ci piace. Allora, lì c'è un 25. Dovrebbe essere un grande problema. Va bene. Mettiamo uno di questi. Ci siamo, apriamo un'altra cassettina. Ci stiamo potenziando in modo importante. Questo ci piace. Peccato che l'avversario lì è 36. Giustamente l'isola si riduce, perché funziona come in un qualsiasi gioco PvP. Allora, quello sta al 28. È nata una piantina qui. Prendiamocela. Ok, ho l'abilità carica. Si sta restringendo ancora l'area. Ok. Pigliamoli. Bomba sulla faccia. Ho eliminato qualcosa. Ho eliminato qualcosa, niente male. Vai, prendiamo un po' più di unità. L'avversario sta andando al centro. Non so per quale tattica. Ok, ha evocato, penso, il mostro. Quindi la tizia è quella che ha l'evocazione del mostro. Niente male. Allora, facciamo così. Ci siamo potenziati alquanto. Abbiamo potenziato pure quello lì che mena. Siamo rimasti in tre. E ho una bomba sola, perché ne ho usati due sulla tizia di prima. Non so se ho fatto bene, penso di no. Oddio, la zona si sta stringe. L'ho vista, l'ho vista. La zona più stretta del normale. Ok. Ho tre tank e l'avversario deve per forza venire qui al centro se vuole combattere. Ok, questo c'ha due bombaroli, quindi è rimasto veramente con poca roba. Guarda come cerca di scappare. Ovviamente. Prendiamo a schiaffi tutti. Allora, quell'Indira sta per morire malamente. Ok. Vediamo un po'. Battaglia secca. Penso pure battaglia finale a sto punto. Ok. Io mi dovrei spostare col personaggino. Anche perché stavo prendendo delle botte. Ho vinto, ragazzi. Ho vinto. Ce l'abbiamo fatta. Vittoria. Più 12. Ok, Taika Fuel, 70, monetine e questa completata. Andiamo direttamente avanti, claim. Ci spostiamo di zona. Blocchiamo lo Shark Bear. Interessante da provare. Casomai in un prossimo video lo proviamo.
Ok, qua ancora sta proseguendo perché ci voleva veramente tanto tempo per prendere quei tesori. Questo non si può ancora fare? No, perché dovremmo aspettare prima che si sbloccano quelli. E mappina con le quest. Il fuel preso dalla quest. Niente male. Prendiamoci il reward. In più possiamo anche claimare un'altra zona. Quindi Shark Beer potenziabile. Pistol Fish potenziabile. Monedine. Niente male, ragazzi, ci piace. E si va avanti ancora di zona. Questa è la cosa del tesoro. Ok, quindi c'è un limite sempre. Andiamo a fare i potenziamenti, a prenderci le gemmine del bellissimo Shark Beer. E andiamo a potenziare anche il grandissimo pistolero. Pistol Fish, quello che piace a me. Quindi continuiamo a potenziarlo alla grande. E piano piano stiamo raggiungendo un'altra salita. Giustamente abbiamo finito i soldini, quindi non posso potenziare lo Shark Beer, che però proveremo sicuramente nel prossimo video. Allora, questa era Nook, ragazzi, il sigaro che abbiamo provato oggi con l'Hammer. Attira 6 avversari e poi tira una botta d'aria. Interessante abbinato alla bomba. Sinceramente ci sta bene. Allora, questo è il gioco. Se volete vedere un'altra puntata, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Flood Rush. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate l'hashtag Flood Rush qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo in un prossimo video.